Ma bella a tutti i Rayquazzi! Mamma mia, che mi sono inventato sul momento! Rayquazzi, Rayquaza, che richiamo per noi collezionisti di Pokémon! Sì, finalmente il sottoscritto torna a fare i video di aperture, di bustine, di espansioni Pokémon, eccetera. Quest'oggi vi porto in questo video il set allenatore fuori classe. Mi è appena arrivato il pacco da Card Game, che veramente erano anni che non ordinavo da sto sito. Vabbè, ma tanto ormai tutti noi lo conoscono. Ho già torto praticamente l'involucro, la pellicola che lo avvolge questa stupenda edizione. Leggende iridescenti, 7 allenatori fuori classe. Prezzo di 47,99 € più spedizione, ovviamente. Quindi, per coloro che sono collezionisti fino all'armidollo, sanno benissimo ormai di che sto a parlare. Questo è come si presenta il retro della confezione. È uscita veramente la scorsa settimana. Io l'ho prenotato sabato, pensate. Oggi è 17 ottobre, sabato 14 l'ho prenotato, venerdì era già disponibile. Comunque, vabbè, forse ve lo porto in anteprima, forse no. Comunque sia, l'ho dovuto prendere assolutissimamente. Innanzitutto per ritornare in voga, tra virgolette, con questi Pokémon, perché il mio canale è nato per i Pokémon, no? Se non sbaglio, magari i più anziani di voi che mi seguono sanno di cosa sto parlando. Per i più novellini, vabbè, regà, siete nel posto giusto perché, parte, vabbè, sono maniacale su queste cose. Poi, tra l'altro, non vi fate sfuggire questa occasione perché vi porto il materiale in anteprima, tra virgolette, no? Nel senso, vabbè, ormai ce ne stanno tanti dei canali che si occupano di queste cose, che vi portano in anticipo, però, regà, io l'ho presa in italiano, sono patriottico, non c'è un cazzo da fa. Comunque, già detto tutto, basta così, mi raccomando, spolliciate, non fate i timidi. Ecco qua, l'ho un po' già distrutta, come potete vedere, eccolo qua, vediamo un po' che c'è sta. Guida giocatore, eccola qui, ma a noi non ci interessa, ve lo faccio vedere così vagamente il contenuto. Vediamo un po' che cosa c'è, anzi, lo sai che c'è di nuovo? Ma aiuto con la leggenda, con che cosa troveremo. Innanzitutto, regalo, sai perché ho preso? Perché ogni bustina mi sono documentato, ovviamente. Eccole qui. Mamma mia, sono stupende. Quanto tempo è che non apro bustine insieme a voi, porco dinci. In ogni bustina praticamente si trova una foil. Partiamo da sto presupposto. Quindi una carta rara. E che altro? Vabbè, un'altra cosa. Che sto a dire, basta, sono troppo fomentato. Guardate un po' sta carta che non vado ad aprire perché tutto ciò che trovo metto in vendita. In primis questa carta che è promozionale. E se magari mi metto a fuoco una volta per tutti, mamma mia, cioè veramente mi sta a fare così sta webcam. Vabbè, comunque sia, ho iridescenti. E la SM70 Sun and Moon sarebbe. Poi che abbiamo? Le carte energia, stessa cosa, non intendo aprirle, le lascio sigillate perché magari trovo l'acquirente giusto che è interessato. Poi che abbiamo? I Separé, così io li chiamo, per il portamazzo. Ok, 4 copie. Il codice, il quale non vi svelo perché ho intenzione di venderlo insieme a tutto l'ambaradam. Poi segni, qui abbiamo i danno, questi segnalini danno, se non sbaglio, no, se dati, 6 dati segnalini danno, ecco, vedi, stavo facendo confusione, e segnalini danno, no, delle condizioni, bruciato, avvelenato, eccetera. Che altro leggo qui? Ah, e un segnalino GX o GX in plexiglass, che è qua dietro, anche se non vado ad aprire. Vabbè, e infine, tu la ciliegina sulla torta, regà, c'è più niente, guardate, mamma mia, le sleeve di Ho-Oh, belle proprio, credo che si trovino solo in questa edizione, eh. Comunque, vabbè, basta così, mi ha aiutato pure abbastanza questo retro, lo rimetto così, lascio tutto stato confusionale. Mi sono già armato e munito di sleeve con Victini, mamma mia, so più vecchie di me tra un po'. Victini dicono che porti fortuna, quindi speriamo, insomma, ecco, vabbè, basta chiacchiere distintivi, ho 5 minuti, me voglio sbrigare, mamma mia che. Oh! Il codice vuoi mostro il primo, dai! Che non fa poi male, eccolo qua, via, questo posso mettere da parte. Non so se c'è da fare il trick, comunque sia, io mi sfoglio così. Mamma mia, che emozione! Ma molto rapidamente perché a noi ci interessano come a me in primis le carte foil. In questo caso un Marshadow, eccolo qui, che lo metto subito in sleeve. Eccolo qui. Carta passa. Mamma mia, Incineroar addirittura
con il rombetto, quindi non comune. Vabbè, basta. Io vado dritto al sodo, sinceramente, come magari a più di voi veterani interessa di più. Nascondo il codice perché già vorrei calare per prima, il secondo no, perché lo voglio mettere insieme a quello dell'espansione, qua dell'edizione. Vediamo un attimo, allora. Ancora più avanti, questa pente è è un set a parte che si trova soltanto in confezioni speciali come queste, che poi invece usciranno altre più avanti. Alleva Pokémon e un Palkia, bello foil. Raga, comunque, se non riesco a finire tutto in un video, ne faccio una seconda parte. Credo di potercela fare, non è così complicato. Ah, stavolta ho aperto bene la bustina, meno male. Via il codice. Allora, Ivysaur, Quillfish, Shroomish, mamma mia, vabbè, comunque carte comuni che a noi non ci interessano, Totodile e un Keldeo, foil, metto subito in sleeve, queste poi sono carte che vendo tu sicuramente in blocco e troverete tra breve su eBay, magari chi è di voi ha un account eBay, è anche fortunato se le prende subito. Allora, via bustina. Via il codice, ho fatto un macello qua su sto tavolo, come al solito, sono proprio un pasticcione, vabbè. Vediamo un po' che c'è sta qua dentro, va. Guardate, sta luce è pure troppa. Stunfisk, Feraligator, oh, Mew iridescente, guardate un po'. Ah, questa sì, è una bomba a mano, regà. Questa è una bomba a mano. Come ormai dico da poco tempo su questo canale, su questo mio canale, bomba a mano proprio. Lo metto qua, va, che ci fa compagnia, ci guarda, ci osserva, ci fa le cose, le poste, via sempre il codice. Dai, su. Vediamo un po' se mette bene a fuoco, ma ne dubito perché mi ha fatto storie prima, quindi ne farà tuttora. Oh, Zoroark X, la 5X, GX, GX, 53 su 73. Mamma mia. Una bella prima GX GX trovata. Vai, un colore doppio super recupero. Vediamo un attimo. Oh. Purtroppo c'ho il limite dei 9 minuti. Non me ne va bene mai una. Allora, via il codice come al solito, via Stunfisk. Mamma mia, che emozione, regà. È tanto che ne apro bustine. E uno Shaymin. E via tutto il resto. Oh, un Venusaur, niente male. Vediamo un po', su, rapidamente. Già una GX se l'ho trovata. Via, pure questa, via, quel codice. Vado molto rapidamente, raga, perché mi è rimasto poco tempo. Un Reshiram, foil, eccolo qua. Guarda, è bello. Anche qui vado molto rapidamente, tanto è inutile. Il codice mi frega sempre, ma fanno cool. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' che ci abbiamo, che ci abbiamo. Un Manafi. Un Manafiolo. Dai, regà, no, non è possibile, veramente. Cioè, c'è 40 euro per aver trovato niente, la presa male, ve lo dico. Cioè, porco due. Cioè, veramente la messa di male. Vediamo un po', un Zekrom foil. Porca vaccola, regà, no, non ci posso credere. Ultima bustina, ultimo minuto, dai, passa il codice nel nuovo mostro. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', andiamo a spurciare un Ivental foil, no. E vabbè, tutto il foil ho trovato a questa edizione, una GX, comunque, oh, ma regà, comunque vi consiglio di comprarvelo perché ogni bustina almeno trovate una foil, comunque. Ah no, ho trovato pure il mio, pensa che idiota, l'avevo proprio scartato. Basta così, raga, io mi auguro questo video, che questo video vi sia piaciuto, soprattutto per gli amanti dei Pokémon. Comprate questa edizione, mettete da parte un po' di soldi perché vi conviene. Prossimamente un altro video sui Pokémon perché non finisce qua, ve lo dico. Un bacione, un abbraccio forte a tutti quanti e alla prossima. Ciao ciao ragazzi!